Giuliana Sagamide è l'autrice di Emozioni Sussurrate, al suo esordio con un inedito di poesie. Il libro parla di amicizia, famiglia e amore. Delusa troppo spesso dalla vita, ha avuto sempre la forza di scrivere, esternando le sue emozioni sia negative che positive. In questa intervista ci parla della sua vita e di come è arrivata a pubblicare questo libro. Ci parli un po' di lei e della sua vita e come e quando ha deciso di diventare scrittrice. Allora, il mio sogno è sempre stato quello di scrivere, il desiderio di farlo ce l'ho sempre avuto, da bambina ho sempre scritto, però ecco, mi sono sempre conservata le cose con molta gelosia proprio perché non volevo darle a nessuno, né delle emozioni belle né quelle negative. Vengo da una famiglia numerosa in cui ho perso un fratello, una separazione molto dolorosa in un matrimonio sbagliato, due figli, e la voglia di scrivere è stata soprattutto spinta da una mia amica che mi ha dato coraggio, da un altro amico d'infanzia che mi hanno incoraggiato e ho detto ci provo e sono contenta di essere arrivata a riuscire a pubblicare almeno il primo libro. Credo moltissimo nell'amicizia, nell'amore, anche se delusioni ne ho prese tantissime, però ecco, non perdo il coraggio, quello non l'ho mai perso, la voglia di lottare ce l'ho sempre. Per me gli amici sono la cosa più bella che c'è al mondo. Quali sono i motivi che l'hanno spinta a scrivere questo libro? Ma soprattutto una sfida con me stessa. Volevo dimostrare a me stessa che i sogni in qualche maniera si possono realizzare. Ho detto ci voglio provare e devo arrivare al punto di riuscire a pubblicare. Anche se non divento famosa, ma mi piacerebbe farlo. E quindi ci ho messo tutto l'impegno, la forza, la volontà che avevo. In quanto tempo è stato scritto il suo libro? E ci può raccontare un aneddoto curioso legato alla sua stesura? Ma le nottate che ho passato con un mio amico in un negozio puzzolente di muffa, una specie di scantinato con un computer enorme, perché l'unica cosa positiva era quella, e le risate che ci siamo fatti quando alle 2 di notte non ce la facevamo neanche più a leggere le righe, quindi scrivevamo punteggiature sbagliate, doppioni. Quella è stata la cosa più divertente, più faticosa ma più divertente. Ci devi riassumere in una frase cosa rappresenta per lei questo libro e cosa significa per i suoi lettori. La vita in tutte le sue sfumature, sia per me che per chi lo leggerà. Emozioni sussurrate di Giuliana Stragapede è acquistabile su www.booksprintedizioni.it.